più che fare una proposta, gli chiederei proprio di tenere alla vita delle persone, alle persone, perché far vivere le persone così in quella condizione, io non lo accetto, quindi anche se queste persone devono essere espulsi, ma minimo di dignità, di lasciarli minimo di dignità, la dignità proprio umana, persona, cioè questa è la cosa che manca, che non c'è, perché cioè, non c'è. Sì, ti dico che la galera è meglio, ma non solo te lo dico io, ti diranno anche dei ragazzi che hanno fatto l'esperienza in galera, che si sono ritrovati lì, perché è successo anche dei ragazzi che sono usciti dal carcere, come è successo a me, e lo portano direttamente lì. Quindi arrivano da una situazione che, per chi non lo sa, sembra tosto, e si ritrova in una situazione che dovrebbe essere un po' più leggero. No, e i ragazzi dicono che no, io stavo bene in galera, perché non mi avete lasciato in galera, portatemi in galera. Allora, se tu mi prendi, mi porti a un centro per farmi stare là 3 mesi, stai abusando di me, perché io in quel posto io vivo, ma non da chi aspetta per essere mandato a casa, no, da uno che devi patire, come proprio mi devi punire prima di mandarmi a casa mia. Qualsiasi ragazzo che è uscito da lì è uscito, sicuramente come me, è uscito, è andato alla questura, a presentarsi alla questura, e dopo si ritrova qua. Beh, io vengo dal Congo, dalla situazione familiare molto problematico, soprattutto con il mio padre, e già dal Congo, in Congo vivevo per conto mio e mi arrangiavo per sopravvivere. Ma io ho conosciuto la mia moglie, era settembre di 2007, se non mi ricordo male, in Congo, proprio grazie al mio lavoro, perché io in Congo lavoravo anche come scultore, ho imparato a scolpire legno e avevo un po' di clienti proprio spesso italiani, che vendevo dei pezzi che mi chiedevano, e lavoravo anche meglio lì, perché lì è proprio era sul comando, mi chiedevano delle cose, mi facevo dare l'anticipo e lavoravo e consegnavo e mi davano il resto dei soldi. E ho incontrato queste due ragazze che non li avevo mai visti, e uno di questi era la mia attuale moglie. Poi abbiamo deciso di stare insieme come fidanzati. Siamo riusciti ad ottenere un visto turistico per 3 mesi. E io in Italia veramente sono venuta per l'amore, altrimenti non sarei mai venuto. Proprio per l'amore siamo venuti qua, e mi sono sentito accolto dalla sua famiglia. All'inizio per me è stato molto difficile, perché non parlavo la lingua, infatti i primi giorni proprio non riuscivo, volevo tornare indietro. Io in Italia non sono venuta proprio con l'idea di lavorare e mandare soldi a casa, o lavorare e fare soldi e poi tornare in Congo. Io sono rimasto proprio grazie alla mia moglie, sennò, cioè, ora il fatto di lavoro è proprio la cosa che mi interessa per vivere dignitosamente, perché con un lavoro uno diventa anche autonomo, no? Ormai cioè, mi sento
proprio parte di questa terra, diciamo anche proprio Grosseto, perché io parlo a volte a casa con le mie sorelle, parlo in francese e quando mi parlano con la mia lingua che è lingala, li ascolto, li sento, capisco, ma faccio veramente fatica a rispondere in lingala. Quindi a volte metto c'è, hai capito, e penso che sto parlando con un italiano, ma sto parlando con la mia sorella che non capisce niente, dice ma che stai a dire, cioè. Quindi ora, siccome Salvini decide di portarmi, se mi manda in Congo mi troverei all'inizio sicuramente con dei problemi proprio a livello di lingua, di integrazione, nuovamente, anche se è la mia terra. E venuto qui, una volta arrivato qui avevo un visto turistico per 3 mesi e dopo che scadeva questo visto e dovevo tornare in Congo, sì. E poi insomma eravamo veramente innamorati con la mia moglie, per 2 anni siamo stati insieme, quindi ci pesava un po' il fatto di separarci così. E io l'ho proposto il matrimonio, ci ha pensato un po' e ha parlato con la famiglia e alcune non erano d'accordo, altre erano perplessi del fatto che ero ancora giovane e sposarmi così. Comunque il fatto è che io e lei abbiamo deciso di sposarci. Da lì poi insomma ho avuto un po' dei problemi con la legge, diciamo con la polizia, soprattutto i carabinieri. E sono stato arrestato, portato in carcere e a un certo punto vedo la macchina della polizia, 2 che mi arriva dietro e altri in borghese, arrabbiati veramente. È lui, dicevano, è lui, ma levo le cuffie e dico, ma cosa è successo? No, ma sì, tu lo sai cosa hai fatto? Cosa ho fatto? È lui, dove è la borsa della signora? Mi accusavano dello scippo. Ho detto la borsa della signora, ma quale borsa della signora? Vieni qua con noi, arrabbiati veramente, erano. Io ero con la bicicletta abbastanza nuova, senza lucchetto, che non potevo lasciare. Ho detto va bene, io vengo con voi, però io devo portare la mia bicicletta, non posso la. Ma non c'era verso. Ho detto no, io non lascio la bicicletta mia qui così e vengo con voi alla questura. Dove la lascio la bicicletta? Non posso venire, non ho fatto nulla. E ha iniziato a portarmi con la forza, io tenevo la bicicletta, mi portavano con la forza, mi hanno messo le manette e mi hanno buttato dentro la macchina, ma arrabbiati veramente, arrabbiati, ma una violenza che non lo so proprio perché. Mi portano alla questura, mi menano, mi hanno menato veramente tantissimo e mi sono spaccato qua perché ero pure ammanettato. Le gambe e le mani ero ammanettato e mi davano le manganellate e i calci lì proprio mi. Giorno dopo mi portano all'ospedale perché avevo veramente non mi ero reso conto che avevo questo taglio così grande. Volevo arrivare in tribunale così per far vedere al giudice cosa mi hanno fatto queste persone che loro chiamano le forze dell'ordine. Arrivo all'ospedale, la signora mi consiglia e mi dice va bene dai fatti cucire, sennò ti rimane un taglio così aperto. Vabbè, ho dato retta alla dottoressa e mi hanno cucito. E arrivano quelli della questura, uno degli agenti che spiega un po' la situazione e lì vengo a scoprire che non c'entravo niente io e cercavano, perché prima avevo rasta, no? Cercavano un ragazzo di colore che era rasta con la bicicletta. In quel momento loro mi hanno trovato a me rasta con la bicicletta e mi hanno fermato a me. Addirittura lì sono venuto a capire che mentre loro mi stavano arrestando, che mi volevano portare alla questura, la stessa signora che è stata rapinata e scippato
li ha chiamati e gli diceva che non ero io la persona in cui le aveva fatto quello gesto del scippo. Però loro mi hanno portato lo stesso e sai cosa è successo poi? Il giudice mi condanna per la resistenza pubblico ufficiale. Capito? A Grosseto, poi da Grosseto mi hanno trasferito a Rimini e a Prato. A Prato sono stato lì 2 anni e mezzo, poi da Prato sono uscito, sono andato in una comunità e lì sono stato 6 mesi in cui non ho trovato nessuna utilità di questa comunità perché non c'era proprio una formazione vera e propria, almeno di mestiere, di uno che esce da questa comunità, esce con qualcosa in mano. Era la preghiera e seguire più o meno il cammino religioso. Non ho niente contro, solo che non mi sono trovato, ho dovuto fare una revoca per ritornare in carcere, dove avevo la possibilità di poter imparare a disegnare, a fare teatri, che mi piace anche tanto questa cosa. E quando ho finito la mia condanna a Grosseto, proprio il giorno che dovevo uscire, mi hanno chiamato come chiamano a tutti quanti. Esco fuori per poter ritirare le mie cose, che era in matricola, telefono, i documenti. E c'erano 2 poliziotti della questura che lì mi aspettavano e mi dovevano portare alla questura per farmi delle notifiche. Siamo andati insieme con loro alla questura, mi hanno fatto il decreto di espulsione, in cui ho subito portato dal mio avvocato e ha fatto ricorso. Invece a Grosseto è andato bene perché il giudice rispose in modo molto positivo a mio favore, cioè sono inespellibile, quindi non mi possono espellere dall'Italia. E io con questo ricorso positivo del giudice di Grosseto sono andato a fare la richiesta del permesso alla questura, presentandogli proprio questo foglio. 3 volte sono andato e ritornato, andato e ritornato. Mi hanno fatto la richiesta perché avevo anche il passaporto mio che era scaduto, però mi hanno fatto la richiesta del permesso con lo stesso passaporto. Va bene, mi hanno rilasciato la ricevuta. Io sono tornato a casa con la ricevuta e aspettavo soltanto quando andare a ritirare il permesso. Insomma, ho fatto dei controlli al telefono, proprio sul sito della questura, in cui a me mi risultava che il permesso era pronto da consegnare, pronto da consegnare. Ho detto va bene, è pronto il permesso. La prima volta vado e dicono che era tardi, non c'era nessuno che si occupava di questa di permesso e quindi di ritornare il giorno dopo. Tornai il giorno dopo e mi ero presentato come sempre e mi hanno chiesto il passaporto. Io ho presentato il passaporto e mi dicono che no, il passaporto è scaduto, quindi non si può fare niente col passaporto scaduto. Ho detto va bene, però col passaporto scaduto ho fatto la richiesta, se vi ricordate. Va bene, però devi portare un passaporto valido, va bene. E torno alla questura e non mi scorderò mai di questa giornata, perché è stata una giornata veramente molto lunga e intensa. Arrivo alla questura alle 9 di mattina, mi presento come sempre con la ricevuta e mi fanno aspettare, aspetto e a un certo punto viene, credo che è un maresciallo, mi chiama l'ufficio immigrazione sopra della questura. Saliamo, io ero all'inizio ero tranquillo, saliamo sopra e iniziano a fare dei controlli, non lo so quali. Il fatto è che sono rimasto lì fino alle 3 di pomeriggio e nel frattempo chiamavo la mia moglie, insomma cercavo di mandare dei messaggi e lei mi diceva sempre di stare tranquilla. A me a un certo punto veramente mi cresceva l'ansia perché non riuscivo a capire questa attesa, perché così lungo, se mi devono solo consegnare il permesso. E
c'erano due poliziotti e mi volevano mettere in una stanza, diciamo una celletta lì per aspettare non lo so cosa, e non mi dicevano niente veramente. E io le ho detto no, non mi mettete lì perché mi viene veramente l'ansia, sono qui, sto tranquillo qui con voi, fate quella che dovete fare, ma non mi mettete lì in quella cella così, che non ho fatto niente, non ho commesso nessun reato. Arriva alle 3 di pomeriggio, arriva il maresciallo con questi fogli e dice che io, guarda, non lo so, ho chiamato il ministero e il ministero ha detto che ti devono mandare a casa. A casa? A casa dove? In Congo, sì, in Congo. Ah. Va bene, ma hai detto al ministero che io avevo fatto, l'hai spiegato la situazione? Guarda, per ministero, lui, come ha risposto lui? Guarda, per ministero te ora devi andare all'aeroporto. Mi devi pure ringraziare perché io ho spiegato al ministero che tu sei sposato con una cittadina italiana, perciò il ministero ha detto che tu devi andare in centro al CPR di Potenza. A Potenza? Ma perché mi portate al CPR? No, perché devono fare alcuni accertamenti. Ha detto, ma cioè, quali accertamenti lo dovete fare? Non lo so. Ho chiamato la mia moglie, l'ho comunicato questa cosa. Mentre ero all'ospedale è arrivata la mia moglie e l'avvocatessa e il maresciallo che mi doveva portare non si spiegava neanche bene perché alla fine mi hanno fatto un provvedimento lì per lì e in modo proprio rapida perché uno di loro è uscito, è andato alla prefettura, ha fatto firmare le carte e in quel momento lì mi hanno caricato in macchina e viaggio verso Potenza e il viaggio fu lungo. Non avevo mangiato, l'appetito proprio non c'era più. Una volta arrivato a Potenza, siamo arrivati, era quasi mezzanotte e la situazione che vidi era veramente, non era bello per me perché l'ho vissuto come il periodo di detenzione proprio in carcere. A vedere proprio questa aria così, cemento, proprio nessun, non c'era niente di vita, proprio di nessun, neanche alberi, erba, non lo so. Ho visto questa aria veramente atroce, allucinante, perché mi sembrava il canile, dove tengono i cani, con le ringhiere così. Entro in questo modulo perché lì alla fine mi hanno dato un numero, dovevo rispondere a quel numero, ogni volta che chiamavano e dovevo rispondere a quel numero che era 274. Non era più il mio nome, ma era quello era il mio nome che dovevo rispondere a qualsiasi cosa. E lì ho dovuto tenere il telefono per forza per comunicare con la mia moglie, ma non era possibile tenere il telefono con la telecamera, quindi dovevo rompere la telecamera del telefono per poter utilizzare il telefono. E succedeva un po' di tutto lì, quindi c'erano le persone che urlavano come veramente dei cani, perché l'aspetto è proprio quello, perché ci sono delle ringhiere e noi dall'altra parte ci mettono ovunque, il bagno era tutto rotto e non c'era la branda come era almeno in galera, c'era la branda, c'era una specie di tomba con materasso sopra e te dormivi là sopra, tu devi stare lì a urlare, a chiamare. E le persone che ti ascoltano pure, ma fanno finta di non sentire. La visita che mi hanno fatto là, ma non è una visita che mi fai per capire se ho una malattia contagiosa. Perché tu mi chiedi se ho mai avuto una malattia contagiosa, infettivo, così mi chiedi. Io lo posso anche avere, ma te lo dico io. Come fai tu a capire, tu un medico, a capire che sì, ho veramente
queste, ho avuto queste malattie o non l'ho mai avuto o ce l'ho ancora lì, non si sa. Quindi non è proprio sicura e ti ritrovi dentro con le persone che forse hanno anche delle altre malattie contagiose, non si sa, non lo so. Sei costretto a vivere lì, a respirare lì. Perché io quando sono stato lì è successo anche il caso che c'era un ragazzo che è andato in overdose, ma non delle droghe. Sì, delle droghe, ma delle pasticche che questi medici danno. Perché non ti visitano? Dici che io prendevo questo fuori, questa medicina qua fuori, lui ti prescrive e te lo dà. Cioè qualsiasi cosa, qualsiasi medicina che tu chiedi, che forse anche non dovresti prendere, loro te lo danno, non gli interessa niente. E succede la violenza, che ci sono quelli lì che si menano e lì dentro c'è la polizia, la finanza, i carabinieri, ma gli interessano niente, loro stanno lì a guardare, stanno lì che guardano, secondo me godono anche di spettacolo, di quello che succede, ma nessuno fa niente. Poi ci sono tantissimi ragazzi che ho trovato lì disperati, veramente disperati, e se gli danno queste medicine che sono dei psicofarmaci, no? Non li aiuta per niente, perché già in galera ho visto questa cosa, a questi ragazzi che prendevano questi psicofarmaci non li ha aiutato per niente, perché alla fine si sono persi e le persone poi andavano veramente fuori di testa. E c'erano ragazzi che non sopportavano questa cosa ed è giusta, cioè io li capisco perfettamente. E salivano sopra e prendevano delle tegole e buttavano giù, e ero lì così con ansia, quindi mi stavo quasi preparando a qualsiasi cosa, perché non sapevo durante la notte cosa poteva succedere, perché ogni giorno c'era qualcosa di nuovo, qualcuno che si tagliava perché nessuno lo ascoltava. Chiedevano proprio con urgenza di essere mandato via a casa propria, visto che mi devo mandare a casa, sì, prendimi, mandami a casa, ma non farmi vivere in una condizione così disumana, perché non ho commesso nessun reato, quindi cioè, non trovo proprio il perché di tenere una persona in quella condizione così. Poi cerco di creare un po' di cose, delle idee mie che avevo sulla scultura, e sto facendo delle lampade di legno e provare a venderlo su internet. Mi sembra è l'unico posto in cui mi posso slanciare, ecco, per vendere questi oggetti miei che sto facendo. Con la speranza sempre che la Cassazione rispondi presto. Lui, cioè mio maestro di solito, lui non partiva con quei disegni così, lui prendeva il pezzo e faceva quella, cioè aveva già un'idea in testa, e questa è un'idea che ho avuto di lampade, perché proprio ho pensato a lungo tempo di fare lampade invece di fare statuine di legno, e questi fori qua dovrebbe dare un po' di effetti, una lampada ovviamente bajour. A scolpire legno ho imparato in Congo da un signore, anche lui immigrato, però in Congo. Pensavo di dare un spray, insomma un colore tipo oro, poi passo la carta e rimane il colore tra i rilievi, e così valorizza anche questo legno, perché è un legno che ce l'ho trovato così, che era cascato per terra, e insomma lo voglio dare vita. Qui ho fatto un po' la vecchia scuola, che quindi niente è saldato, quindi è tutto legato con filo di rame e alluminio, tutto. Sì, una parte di questo lavoro anche l'ho fatto a casa, perché tutta a mano, mi ha preso un sacco di tempo. E la base è un pezzo di legno che mi ha regalato il nostro venditore di legno. Insomma, mi è venuta l'idea di fare questo pezzo così,
mescolandolo con alluminio. Infatti, il prossimo, cioè, l'idea che ho anche per fare alcune cose per le donne, tipo collane, e usando questa tecnica qua, legno e o rame o alluminio, forse anche, non lo so, più avanti lo faremo con argento, che ne so. Beh, il mio legno preferito italiano è olivo, perché proprio per la durezza. Poi dopo, con la quando hai fatto il lavoro, la rifinitura viene molto bella e brilla. Questo non l'ho mai lavorato, quindi è la prima volta che lavoro questo legno. In Congo invece lavoravo con l'ebano, e lo usiamo, cioè, il termine che chiamiamo questo legno è proprio bois gris, quindi legno grigio. So i due, cioè i legni che l'ho usato di più, anche perché è proprio bella e resistente, e quando il lavoro è finito viene proprio bella, vedi legno, apprezzi legno, solo legno. E spero che la Cassazione guardi bene queste, cioè vede proprio le carte, ma non solo la carta, ma la storia in sé com'è, e decida in modo responsabile.